Ragazzi, bentornati su questo mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Oggi vi voglio un attimo parlare di una domanda che mi è stata fatta, ossia che cosa ne penso dell'approccio all'apprendimento di certi movimenti che ha Matteo Spinazzola. Cioè che mi è stato detto che lui utilizza delle loop band e a un certo punto ci mette sovraccarico. Ok, quindi questo non vuole essere assolutamente un video dove si butta merda di qua e di là, vi dico semplicemente il mio punto di vista e basta. Quindi, cosa ne penso di utilizzare loop band con dei pesi? Aspettate la sigla e ve lo dico. Allora, torniamo a noi. Mi è stato detto, ovviamente io non so se Matteo effettivamente lo sa, io sto su quello che mi è stato detto perché non vado a curiosare sugli allenamenti di Matteo. Ok, intanto ciao Matteo, ne approfitto per salutarti. Quindi mi è stato detto che lui, nel momento in cui il movimento è facile, prende, si mantiene la loop band e si va a aggiungere del peso. Che cosa ne penso di questa cosa? Che è una cosa intelligente, ok? Quindi il problema principale di quando si va a rendere un movimento più difficile qual è? Andare a quantificare come posso andare ad aumentare o diminuire l'assistenza di qualcosa. Nel nostro caso, per tutti coloro che pensano che io sto dicendo una cagata, io gli suggerisco di aprire un bel librettino di fisica, ok? Fisica 1, ok? Non cose astrale, e campo elettromagnetico, fisica quantistica. Fisica 1. Andate un pochino a vedere le diverse forze che ci sono e vi guardate quella della forza elastica. Ok, forza elastica, legge uguale F meno KX. Abbiamo una costante elastica e abbiamo X che è l'allungamento. Quindi, questo ci dice che l'assistenza che ci dà loop band dipende solamente dall'allungamento, cioè questo famoso X che poi è un delta X che è l'allungamento iniziale e l'allungamento finale. Ok, quindi si fa una differenza e si trova quanto è questo delta X, che moltiplicato per una costante mi darà un valore, una costante K che non cambia. Ok, quindi se Matteo, per esempio, in un movimento di assistenza sulla croce vada a prendere la loop band sempre nello stesso punto, se mette gli anelli sempre nello stesso punto, alla stessa altezza, ok, e va ad eseguire sempre lo stesso movimento, la loop band si allungherà di un tot, ok? Indipendentemente da quanti chili poi se lui si mette addosso, la loop band si allungherà sempre dello stessa identica quantità e quindi andrà a fornire sempre la stessa identica resistenza, ok? Perché non è dipendente da quanto peso voi vi mettete addosso. Quindi, se Matteo riesce ad eseguire un 5x5 con un certo esercizio con la loop band e l'esercizio lo sente leggero, mettendosi su 2 kg, lui sa che semplicemente sta rendendo quel movimento più difficile di 2 kg. Quindi non c'è assolutamente niente di stupido in questo tipo di approccio. Ed è una cosa che se voi non avete pulegge, se non conoscete altre didattiche intermedie, è una cosa che potete fare. Perché non potete farla? Dov'è il problema? Ok? Quindi è ovvio che se voi riuscite a valutare quanto aumentare il peso, quanta assistenza ridurvi, se riuscite a programmare il tutto, se non avete dolori, è un protocollo che può funzionare. Perché no? Ok? Quindi dal mio punto di vista è una cosa intelligente, la si può fare, quindi se vi va di farla, fatela. Ciao a tutti!